Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione che apriamo partendo da quanto accaduto a Ragusa, dove un bimbo che avrebbe compiuto un anno in febbraio è deceduto in un ospedale del capoluogo Ibleo. Indagano i carabinieri, ma ci dice tutto in collegamento Francesca Glieri. Sì, Francesco, i NAS di Ragusa hanno sequestrato la cartella clinica del piccolo paziente e le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Francesco Puleio. Il bimbo si era sentito male ieri mattina con sintomi di nausea e vomito e diarrea, ma senza febbre. Era stato in un primo momento ricoverato, poi dimesso e poi nuovamente ricoverato fino a stamattina quando è morto. Rimaniamo sempre a Ragusa, esattamente a Modica, dove la polizia ha denunciato un 14enne che avrebbe compiuto degli atti di bullismo in una scuola media della cittadina Iblea. Le indagini sono partite dalle segnalazioni dei genitori che si sono rivolti alla polizia. Sentiamo da ragusanews.it Giuseppe Savà. Un ragazzino di 14 anni costringeva i propri compagni di classe poco più piccoli in una scuola media di Modica a sniffare una medicina. Il tutto accadeva durante la ricreazione all'insaputa dei docenti. Nel corso delle vacanze natalizie i genitori di alcuni bambini si sono rivolti alla polizia di Modica denunciando il fatto che uno dei compagnetti dei loro figli costringeva i bambini a sniffare delle medicine che avevano delle conseguenze sul piano sia dell'irritazione delle mucose nasali che di una potenziale ulcera. Il bambino è stato identificato, il bullo è stato identificato, sono stati contattati i suoi genitori ed è stato denunciato perché il suo comportamento integra un'ipotesi di reato che è quella di lesioni personali. E siamo alla politica, esercizio provvisorio a rischio e niente fondi da Roma, mentre la Giunta porta nuovamente in aula la legge che dovrebbe mantenere in vita Riscossione Sicilia. Ci colleghiamo con blogsicilia.it dove c'è Mallio Viola. È il giorno della ripartenza per la politica siciliana. Dopo una settimana di ferie i deputati tornano in aula e la giunta torna a lavorare, ma torna ad occuparsi di un problema, anzi con un problema in più, quello del bilancio di previsione. L'esercizio provvisorio infatti rischia di essere illegittimo, è stato calcolato sulla base del bilancio di previsione 2016, con le nuove norme doveva essere calcolato sulla base del bilancio 2015, quello che la Corte dei Conti ha già impugnato. C'è dunque il rischio di una nuova impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutto sarebbe da rifare. Per questo la Sicilia resta ancora al palo. E siamo a Catania, dove è stato nominato da poco il nuovo presidente del Teatro Stabile. Si chiama Salvatore La Rosa, è un economista, l'ha sentito per noi Mario Grasso. Io spero di poter dare un contributo in termini di gestione manageriale dell'ente, perché anche un ente come il Teatro Stabile di Catania ha la necessità, io direi la indispensabilità, di una gestione di tipo manageriale. Un'altra cosa è la direzione artistica, che attiene invece al direttore artistico dell'ente. Al primo posto la situazione difficile dei lavoratori che da alcuni mesi non percepiscono lo stipendio. In questo momento questo è il nostro primo pensiero. A Catania ci sarebbe una carenza di almeno 40 mezzi dell'AMT. I nuovi autobus dovrebbero arrivare da un momento all'altro. Abbiamo registrato l'intervento del segretario della Faisa Cisal, Romualdo Moschella. Sentiamo. C'è senz'altro un momento di disagio a causa dei mezzi dell'MT che spesso rimangono in officina, ma autobus nuovi stanno per arrivare. Sì, purtroppo sì, c'è una sofferenza che ne stanno purtroppo pagando anche i cittadini. A breve, questo è stato dovuto anche a una mancanza di ricambi, ci stiamo attrezzando, a breve arriveranno degli autobus nuovi, 6 già sono arrivati, ne arriveranno circa un'altra quarantina e in più a breve altri 8 mezzi usati in buone condizioni sono stati acquistati dall'azienda. Questo per tamponare immediatamente e dare alla città il minimo del servizio. Allo stesso tempo un grande lavoro stanno facendo gli operai dell'officina per rimettere nel più breve tempo possibile i mezzi in circolazione. Questo è dato purtroppo anche dai trasferimenti della regione che non sono arrivati in tempo e addirittura sono in ritardo. Qualcosa già si sta muovendo, l'amministrazione comunale farà anche la sua parte in quanto proprietà per poter mettere su un parco macchine decente per una città metropolitana come Catania.
E parliamo ancora di viabilità, o meglio di come potrebbe essere migliorata la viabilità a Catania. NewSicilia.it, attraverso un servizio di Andrea Lo Giudice, ci racconta che cos'è il carpooling e come potrebbero cambiare le cose anche qui a Catania. Viaggiare al risparmio è possibile anche a Catania, non solo con voli low cost ma anche condividendo i propri mezzi. Si chiama carpooling il sistema che in base alle destinazioni consente di mettere a disposizione i propri posti in macchina o cercarne uno. In questo modo si potrà risparmiare sulla benzina e sugli altri costi. Nel resto del mondo è molto diffuso, in Italia meno, anche se negli ultimi tempi ha preso piede al nord. Per usufruire del servizio basta iscriversi allo speciale social avacar.it o nel sito carpooling.it. Paura di chi possiamo incontrare? Nessun problema. Tutti gli utenti sono registrati e referenziati. In sintesi, un beneficio per cittadini, viaggiatori e ambiente. Bene, era l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'appuntamento ovviamente rinnovato alle prossime edizioni. Continuate a seguirci anche sui nostri siti di riferimento. Grazie e buon proseguimento. Zamparini prima licenzia Ballardini e poi prende Iachini. Iachini non viene, licenzia Iachini, riprende Ballardini. Grande Zamparini, io propongo questo signore, questo grande imprenditore come assessore alla semplificazione per quanto riguarda la regione Sicilia. A cominciare a licenziare,